Sacro Borg giorno 7. Caro dai, per favore. Cioè, siamo arrivati. Abbiamo dovuto togliere un video. Abbiamo dovuto togliere il Sacro Borg giorno 6 per colpa di Nico. Cioè, ma vi sembra normale? Vabbè, l'ho tolto una prima volta per la privacy. Ehi. Ho tolto per la privacy. Ho fatto bene, mi sa. Però c'è. Cioè, è YouTube il futuro, caro. Siamo generati col Vaticano. Siamo generati col Vaticano. Con la chiesa di San Cataldo. E sicuramente il padrino ci fa chiudere tutto. Siete d'accordo con me? D'accordissimo. Ecco, Marco Bacchini. Quindi ragazzi, ci scusiamo per aver, diciamo, censurato gran parte del video. Ma per colpa di Nico, però lo dovevamo fare. Cioè, la privacy è privacy. Anche però, le regole io non riesco a capire perché proprio mi è arrivato un messaggio ieri sera, forse poi ve lo faccio vedere su YouTube, faccio il montaggio con Pinaco Studio e poi vi faccio vedere la foto così nessuno si sbaglia. È arrivato il messaggio con su scritto tu c'è da fare la voce di Nico. Sì. Ecco, allora faccio, lo dico io e poi lui fa l'interpretazione. Mi è arrivato un messaggio con su scritto: per favore leva il video da YouTube perché mi dà fastidio. Per favore, interpretato Nico ora. Aspetta. No. Per favore, leva il video da YouTube che mi dà fastidio. Ecco, così. Sembra una minchiata come ha fatto lui ora, però parla così quello. Cioè, per me non va bene. Ci dispiace per Nico che è un men... Cioè, non si può dire, raga, perché comunque... Vabbè, calù. Ragazzi, anche voi valete. Stiamo festeggiando... Vabbè, regista. Sì, regista. Stiamo festeggiando il compleanno di Moni. Quasi 37 anni. E di questo che anche me. Al posto dove festeggeremo i suoi 23 anni. Come? Ecco, testa di pistaccio. Grazie, pezzettino. Io dovrei mi fermo con termata. Nico? È uno dei... i tavoli più belli della mia testa. Sono aperto, lo sto facendo, eh? Allora, tu c'è giornata, questa mi avete regalato. Una voce fittizia, sto facendo la prima vera che voglio brindare, oh. Dai, no. Sono meglio, sto assistendo. No, andiamo a vedere, io. A cosa brindiamo? Buono. A domani di nuovo.